Amici di Tele Liguria Sud, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Secondo Giustizia. È la nostra seconda puntata stagionale, che era stata preceduta da una puntata zero prima dell'estate 2016. La scorsa volta abbiamo avuto ospite il presidente dell'Ordine Avvocati, dove abbiamo puntata in cui abbiamo fatto un po' il punto della situazione con l'utilità di tanti servizi che sono ovviamente improntati a garantire il cittadino, e tant'è che già questa volta ci sono arrivati diversi messaggi, diverse domande, anche perché vi avevamo ovviamente fornito il nostro indirizzo mail e vi avevamo anticipato l'argomento di cui avremmo parlato quest'oggi. Per introdurre al meglio proprio questo discorso, sia l'argomento che anche rifornirvi tutti i dati per il contatto da casa, cedo la parola e do ancora una volta il ben ritrovata all'avvocato Maria Cristina Sabatini. Buonasera. Oggi, appunto, come introduceva Marco, parleremo della responsabilità del padrone di animali e poi anche faremo un accenno invece alla responsabilità di chi lede o uccide un nostro animale, un animale d'affezione. Perché comunque parlare di animali oggi? Perché l'animale, il nostro animale d'affezione, il cane, il gatto, è entrato quotidianamente nella nostra vita e nelle nostre relazioni. E anche l'ordinamento e anche il codice civile, appunto, ci parla del risarcimento del danno provocato dall'animale che può ledere e può creare danni o problematiche ad altri individui. Leggiamo insieme l'articolo 2052 del Codice Civile, che ci dice: il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Cosa ci vuole dire, appunto, il legislatore con questo articolo? Ci vuole dire che è responsabile dei danni causati dal nostro animale sia il proprietario dell'animale, sia la persona che, non proprietaria, detenga l'animale per un certo periodo. Un certo periodo, anche se la norma ci dice, appunto, che se ne serva. Quindi la norma è una norma realizzata nel 1940, quindi in un altro periodo storico rispetto al nostro. Parla dell'animale come forza lavoro. Attualmente le problematiche nate con gli animali sono principalmente problematiche che riguardano gli animali di affezione, quindi cani, gatti, i nostri amici domestici. E cosa ci dice? Ci dice che l'unica modalità per il padrone o per chi ha in custodia l'animale di non risarcire il danno, quindi dimostrare la sua non responsabilità, è quella di provare il caso fortuito, ossia provare l'esistenza di un evento naturale che sia indipendente dalla volontà umana e di aver agito in modo tale da cercare di non far realizzare il danno. Ma Marco, ci sono arrivate tantissime mail alla nostra mail diretta @teleliguriasud.it. Invito anzi anche i nostri telespettatori che abbiano voglia di farci delle domande, di comunque utilizzare e inviare mail a questo indirizzo.
Una mail in particolare ci parlava appunto di un pastore tedesco. Il proprietario per le vacanze estive aveva dato questo pastore tedesco ad un suo amico e lo teneva in casa, in giardino. Inavvertitamente l'animale era uscito dal giardino di casa e aveva improvvisamente tagliato la strada ad una persona che passava in bicicletta, causandogli dei danni perché questa persona era caduta dalla bicicletta. E voleva capire di chi era la responsabilità. Che cosa gli rispondiamo? Dunque, gli rispondiamo intanto che se dovessimo parlare di termini di prescrizione, diciamo che si tratta di eventi che per lo più vengono risolti nell'immediatezza dell'accaduto, quindi forse la prescrizione in questi casi è un po' secondaria, magari il problema forse più grosso viene quando bisogna ricercare il proprietario dell'animale, quando magari si è subito il danno e quindi non, come dire, il cane può anche scappare, no? Nell'immediatezza della cosa, però poi si riesce generalmente a risalire al fatto, al di là dei termini quinquennali che possano essere ordinari per quanto riguarda la prescrizione da questo punto di vista, però io credo che sia importante chiarire chi è responsabile di questa situazione, perché nella norma che tu hai anticipato ovviamente si cerca di porre tutta l'attenzione già subito sul proprietario, no, dell'animale, però si dice anche chi lo ha in uso, si parla di chi lo ha in custodia, quindi si introducono in una norma tante possibili situazioni, proprio come il caso del nostro amico da casa che ci chiede questo particolare evento, come può essere risolto. Di primo acchito verrebbe da dire, no, chiaramente il proprietario dell'animale risponde perché ovviamente ha l'obbligo di custodia. Non è così, perché in questo caso ovviamente l'obbligo di custodia va oltre, va diciamo a cercare chi concretamente in quel momento doveva vigilare sul fatto che l'animale poi possa ovviamente sfuggire al controllo. E anche a questo proposito forse avremo modo di parlarne anche più avanti, l'imprevedibilità dell'animale deve essere comunque calcolata da chi lo detiene in uso o in custodia che sia, o da chi ne è proprietario, perché se per esempio qui il cane era in giardino ed è uscito perché è stata lasciata il cancello aperto o perché magari la catena alla quale era legato in quel momento non era fissata bene, c'è una responsabilità di chi doveva vigilare su questa custodia e non può essere il proprietario, bensì ovviamente il padrone di casa, che pur amico che ha tenuto l'animale solo per un certo periodo, magari per la settimana di vacanza, però doveva in quella settimana vigilare. E quindi il problema sarà semmai, visto che chi subisce il danno cerca il proprietario, no, del cane, sarà semmai che il proprietario dovrà poi a sua volta rivalersi nei confronti del terzo soggetto, il rapporto di amicizia. Quindi si spera che rimanga molto solidale anche in questi casi, però chiaramente la responsabilità qui è da ricercare in un passaggio di consegne. A questo proposito, Cristina, io tengo anche a sottolineare un tema che ci è caro, perché è vero che ora stiamo parlando anche di danni cagionati dagli animali o per mezzo degli animali, però io tengo anche molto all'aspetto di tutela degli animali e ti volevo proprio chiedere, nel caso in cui invece sia il padrone a doversi lamentare del danno subito dal proprio animale, sotto il profilo patrimoniale o non patrimoniale che sia, che cosa succede, quali sono le casistiche che possono venire fuori? Certo, anche nel caso in cui, Marco, un animale d'affezione sia leso o sia addirittura ucciso da un'altra persona, il padrone dell'animale ha la possibilità di essere risarcito del danno da perdita del proprio animale. E il legislatore ci dice perché, e ci dice perché l'animale è considerato un bene di proprietà del padrone. E quindi per questo la lesione della perdita di questo bene o del lesionamento di questo bene può essere risarcito.
Dal punto di vista patrimoniale, sicuramente, sempre, anche tradizionalmente, certo, è risarcita questa possibilità, e vediamo un po' nello specifico in cosa in particolare. In particolare quando, ad esempio, abbiamo acquistato un gatto di razza, un cane di una particolare tipologia, possiamo vedere risarcito il valore di mercato dell'animale di compagnia che abbiamo acquistato. Oppure nel caso in cui l'animale sia appunto leso e quindi ha bisogno di un intervento del veterinario, documentandolo, portando appunto le spese documentate, sarà possibile chiedere il risarcimento di quanto pagato per questo intervento veterinario, anche se le spese presentate devono essere comunque ragionevoli. Cosa vuol dire? La giurisprudenza ci dice che ovviamente saranno pagate le spese veterinarie, ma non la spesa veterinaria di una super clinica di lusso in cui abbiamo voluto curare il nostro cucciolo, anche se poteva essere curato da un ordinariamente da un comune veterinario. Ma la giurisprudenza, vista la passione e l'amore che abbiamo soprattutto oggi per gli animali, ha fatto un passo in avanti, ossia c'è la possibilità oggi di poter vedere risarcito anche il danno morale, il danno morale da perdita del nostro animale d'affezione, del nostro compagno di vita, lo possiamo chiamare. Sicuramente. L'unica limitazione che c'è in questo risarcimento del danno non patrimoniale è che la lesione o la morte dell'animale sia avvenuta a causa di un reato, quindi da un comportamento punibile penalmente. Ed ecco appunto qui, ecco qui che possiamo parlare ad esempio del reato di maltrattamento sugli animali, che è stato introdotto all'interno del nostro codice penale recentemente nel 2004 e poi ha visto un inasprimento delle pene nel 2010. Quindi ad esempio possiamo richiedere il risarcimento del danno morale quando la persona che ha ucciso il nostro, che ha leso, scusami, volevo dire il nostro animale d'affezione, ha agito con crudeltà, ha agito quindi senza necessità, come ad esempio purtroppo, come accade a volte, con delle bastonate oppure con delle polpette avvelenate. Ecco. Ci fa piacere che sia stato introdotto e perfezionato questo reato di maltrattamenti, perché chiaramente insomma l'esigenza sociale è abbastanza sentita, importante, direi. Assolutamente. Ma proprio parlando della questione di appunto risarcimento di lesioni sugli animali, è arrivata anche alla nostra mail un'altra questione, la questione di un investimento in autostrada di un animale. Che cosa succede? Che cosa succede nel caso sia di proprietà e che cosa succede nel caso sia un animale randagio? Beh, dunque, qui intanto mi pare che l'amica da casa che ci ha scritto fosse la persona che ha investito l'animale in autostrada e quindi chiede se ha diritto a un risarcimento del danno che ha avuto comunque al proprio veicolo, perché chiaramente anche l'impatto ha creato un po' di problematiche al veicolo. Sì, ha diritto al risarcimento perché nel caso in cui ovviamente, mi sembra questo sia il caso che ci è stato posto da casa, si trattava di un cane da caccia che è scappato così alla custodia, diciamo magari anche durante una battuta di caccia, e finito sull'autostrada inevitabilmente si è verificato l'impatto con l'animale. Ha diritto ovviamente al risarcimento dal proprietario cacciatore, quindi anche il risarcimento del danno al veicolo. Diverso il caso in cui l'animale fosse randagio, per esempio, oppure si trattasse di animali in ogni caso selvaggi. Perché? Perché chiaramente in questi casi è un po' come se il responsabile della custodia fosse chi deve chiaramente mantenere intatta la sede stradale o mantenere la regione al riparo da conseguenze spiacevoli. Perché dico la regione? Una volta avrei detto la provincia, adesso invece è proprio la regione il soggetto al quale rivolgersi, perché comunque
potremmo assimilarlo al caso in cui cada un masso diciamo, da accanto alla sede stradale. Beh, è ovvio che comunque chi gestisce la strada ha il dovere, ha l'obbligo di mantenerla ovviamente nel migliore stato possibile per chi quella strada la percorre. E non essendoci un padrone, in questo caso dell'animale selvaggio, o un responsabile del masso e della sua caduta, se non ovviamente chi deve mantenere la sede stradale al riparo da ogni conseguenza spiacevole, è ovvio che il soggetto contro il quale indirizzare la domanda, in quel caso, sarebbe lo Stato, nella fattispecie più piccola, la Regione. Quindi diciamo che anche questi sono casi che oggi si verificano abbastanza di frequente. A questo proposito, forse per dare proprio un'ultima, visto che sono arrivate tante cose, un ultimo accenno, qualcuno ci ha chiesto, lo facciamo proprio telegrafici perché Sì, siamo in chiusura, certo. il discorso degli obblighi che ha il padrone nell'adottare determinate cautele, quindi non so, guinzaglio, museruola, soprattutto quando si Certo. va in luoghi pubblici. Ecco, qualche piccola annotazione anche su questo, così poi andiamo in chiusura. Sì, proprio due parole telegrafiche per parlare di questo. L'ordinamento giuridico sancisce l'obbligo di portare l'animale con un guinzaglio in zone pubbliche di al massimo 1,50 m. Abbiamo visto molto spesso quei guinzagli estensibili, ma lunghezza massima del guinzaglio deve essere di 1,50 m. L'obbligo della museruola non è così obbligatorio per tutti gli animali, ci sono alcune razze in particolare. La cosa in principale è averla sempre con sé e quando ci sia bisogno ed occasione di porla appunto sul muso dell'animale. Questo è Benissimo, quello che dice l'ordinamento. benissimo. Allora anticipiamo anche il tema della prossima volta, così potrete scrivere alla mail che la collega vi ha in apertura di trasmissione ricordato, diretta chiocciola Teleliguria Sud, la prossima volta diretta chiocciola teleliguriasud.it, Certo. naturalmente, sempre più brava chiaramente anche nel ricordare la mail. Parleremo di un fenomeno molto in Molto uso e attuale. importante anche oggi, che è quello dei social network, quindi chiaramente anche lì si configurano diverse ipotesi di responsabilità. Cercheremo, e questo è l'intento un po' della nostra trasmissione, di queste puntate che vi terranno compagnia più o meno fino alla fine dell'anno, in grosso modo, cercare di essere dalla parte ovviamente del cittadino e arrivare a spiegare nel termini più semplici possibili quelle che sono poi le conseguenze di fatti che nella pratica ci accadono quotidianamente. Grazie ancora alla collega Maria Cristina Grazie Sabatini e Marco. ci troviamo ovviamente con il nostro appuntamento del venerdì sera. Alla prossima. Grazie, arrivederci. Arrivederci.